Ciao a tutti, oggi brevissimo video, vi spiego come aprire un file PDF in Silhouette Studio, cioè quei disegni che sono proprio in PDF. E questo video mi è stato richiesto da una ragazza che appunto ha un PDF e non sa come fare. Allora vi dico subito, il procedimento è identico a quello che abbiamo già fatto sulle esportazioni dal web. L'unica cosa in questo qui è all'apertura del file. Ora comunque vi faccio vedere. Allora, apriamo il nostro Silhouette e io faccio apri. Io mi ero già preparata la cartella in PDF e questo è il PDF che dobbiamo aprire. Ed ecco qua, si presenta così. Qui possiamo cambiare in DPI come lo vogliamo aprire. Possiamo provare a aprire anche a 144 DPI e si può aprire come vettore o importa come immagine. Allora, si può fare in tutte e due le maniere. Io importo come vettore e faccio importa. Ed ecco qua la nostra immagine che dobbiamo ritagliare. Vedete? È nella nostra area lavoro. Ora io, per semplificarmi, cancello con la gomma questo che non mi serve, perché sennò quando vado a fare l'elaborazione mi mette pure questa. E questo lo cancello. Ora si fa nello stesso modo che abbiamo fatto l'altro video. Vado sulla finestra traccia, seleziono area della traccia e seleziono i miei petali, tolgo la spunta filtro passo alto e alzo un po' la soglia. No, così è tanto. Vedete che i contorni sono gialli. Una volta che abbiamo visto che tutti i contorni sono presi, facciamo traccia. Togliamo la nostra immagine che avevamo caricato, la possiamo cancellare che non ci serve più, ed ecco qua la nostra immagine da tagliare. Però non è finita qui, perché sicuramente queste hanno due linee. Quindi vediamo subito come fare. Selezioniamo tutto l'immagine, tasto destro rilascia tracciato, e vediamo che ci sono, come ho detto, due linee. Vedete? Togliamo anche questo, che sono i numerini che non ci importano. Togliamo questo. Togliamo questo. Io sto togliendo quelle che sono dentro, le centrali. Cancello, facciamo cancello. Cancelliamo. Ed ecco qua anche l'ultima. Tolgo questo. E ora seleziono questi di qua e faccio cance, ed ecco qua il nostro disegno pulito. Andiamo poi nelle impostazioni taglio, selezioniamo tutto e facciamo ritaglia angolo o ritaglia, ma ritaglia angolo è meglio. Vedete che tutto è selezionato in rosso e il gioco è fatto. Ora la nostra cameo ritaglierà tutti questi pezzi. Io spero di esservi stata utile. Il nostro video è finito. Se avete altri problemi e non sapete come fare, fatemelo sapere e vi farò un video. Per ora è tutto e al prossimo video. Ciao!